Hola todes, Time's Up, nuova puntata, secondo speciale su Sei Nazioni. Ieri Scozia-Galles, match meraviglioso, grande cuore gallese, ce ne sarebbe da dire, ma non c'è il tempo. Inghilterra-Italia, sulla quale non c'è molto da dire dal punto di vista squisitamente tecnico. Però c'è un'altra cosa che sarà il focus della puntata, ma ora ci arriviamo. Oggi, Irlanda-Francia, grandissima partita, molto importante. La Francia deve dimostrare di essere la favorita di queste Sei Nazioni e l'Irlanda deve dimostrare di esserci, di essere competitiva, di poterselo giocare, perché comunque c'è grande equilibrio tra le squadre e nessuna finora sta dominando, quindi può essere veramente un grande torneo. Ora andiamo al focus di oggi. Qual è la notizia, diciamo così, delle Sei Nazioni di ieri? È la meta di Johnny May. Ora voi direte una meta molto spettacolare, molto bella. Intanto qua ve la lascio come chicca di visione, ma molto breve per vedere cosa è successo. Succede questo. Succede che May arriva all'angolo, classica cosa, vai alla bandierina, May si tuffa, spera a Dio, prova a prenderlo, non ci riesce e schiaccia in meta. Prima di schiacciare in meta, però, tocca la bandierina. Posta in confluenza tra l'area dei 20, tra l'area dei 22 e l'area di meta lì all'angolo. Ricordiamo che le bandierine poste sono 14, secondo regolamento. Ora, questa cosa qua è regolare o non è regolare? Leggiamo il regolamento. Su questo io consiglio sempre di guardare il regolamento perché il regolamento ci aiuta a comprendere. Corner flag post, la bandiera in sostanza all'angolo. If the ball or ball carrier touches a corner flag or corner flag post without otherwise being in touch or touching goal, play continues unless the ball is grounding against the post. Cosa vuol dire? Vuol dire che la bandierina è parte del gioco fino alla base. La base è considerata fuori dal campo. Quindi in queste situazioni là, qua l'arbitro cosa fa? Guarda se il giocatore ha toccato la base della bandiera o la parte alta. Nel filmato si vede chiaramente che Johnny May nel tuffarsi e andare in meta tocca la parte alta della bandiera. Quindi la meta sostanzialmente è irregolare e giustamente il TMO dice all'arbitro di ieri: You may award try, meta regolarissima. O forse no, perché? Qui sta la vera notizia di oggi. Gene Hamilton, ex nazionale scozzese e oggi apprezzatissimo commentatore di questo meraviglioso gioco che è la palla ovale, dice che la meta è irregolare. Perché? Torniamo all'immagine, ve la rimando. May sembrerebbe saltare per evitare il placcaggio di Sperandio e poi, mentre è in volo, realizza la meta. Questo si può fare o non si può fare? Cosa dice sempre il regolamento? Se voi andate su World Rugby, il sito è chiarissimo, è bellissimo, è pieno di immagini, di video, consigliatissimo. Chi vuole capire qualcosa di più di rugby si studi bene i regolamenti, lo dico da anni, e c'è un piccolo motore di ricerca interno molto pratico e noi mettiamo jumps, cioè salta. C'è scritto tackle. If the ball carrier jumps to avoid being tackled or spins, swivels, through 180 degrees, a sidestep is allowed. Cosa vuol dire? Vuol dire che se il portatore del pallone salta per evitare di essere placcato o gira più di 180 gradi, questo non è regolare. Il sidestep è consentito. Attenzione però, sopra c'è una piccola dicitura. Leisure Rugby Laws, Tag Rugby. Questa cosa è vietata, anzi esplicitamente vietata, nel Tag Rugby. Ci siamo su questo? Perfetto. Nel re...
Però giochiamo uno sport diverso, giochiamo a rugby union. Nel rugby union cosa dice? Perché? Qui sta il punto. Gene Hamilton ha scritto questa cosa e tra i commenti c'è stato forse il commentatore per eccellenza che può dirci se questo è fallo o meno, cioè Nigel Owens, il celeberrimo ex arbitro. Nigel Owens dà ragione a Hamilton dicendo che secondo lui non è meta. Tra l'altro scusate, Owens spiega molto bene questa cosa in un articolo sul Daily Mail, è un breve corsivo in cui fa anche una critica all'atteggiamento non proprio carino di Owen Farrell e dice anche, proprio all'inizio ve lo leggo, Johnny May was lucky to be awarded this try. The law states you can jump in the air with the ball into tackle or to avoid one. E dice anche che tu puoi saltare per realizzare una meta. Perfetto. Nei commenti viene giustamente chiesto, ma quale parte del regolamento lo spiega? E Owens dice testualmente, The law is quite clear, cioè il regolamento è tutto sommato chiaro. Attenzione, non è così, perché se voi cercate trovate quella cosa relativa al tag rugby. E poi trovate una serie di falli. Cosa c'è però? Nel punto 9 del regolamento, intitolato Foul Play, cioè gioco falloso, c'è una sezione Dangerous Play, cioè gioco pericoloso. Al punto 11 c'è scritto testualmente, lo leggo, Players mustn't do anything that is reckless or dangerous to others. Cosa vuol dire? Che il giocatore non può fare nulla che sia sconsiderato, scriteriato, o pericoloso per gli altri giocatori, o comunque per chi ha di per la squadra avversaria. Perfetto. Ora voi direte, non c'è scritto che non può saltare per evitare il placcaggio. Accanto a questa cosa qua ci sono due video. Il primo video mostra un fallo relativo a una pulizia scorretta in rack, cioè praticamente cosa si può fare quando si fa il rack? Oltre a portare via il difensore, lo si può anche prendere e ribaltare. Qual è il fatto? Dovresti prenderlo qui, all'altezza del busto. Non puoi prenderlo alto. Se lo prendi alto col collo, gli fai male. È un gioco pericoloso e quindi viene fischiato. Su questo da molti anni si batte Ben Ryan, che è uno dei più grandi allenatori di Seven esistenti sul pianeta. E giustamente, è una battaglia doverosa secondo me che Ben Ryan fa sulle pulizie nei punti d'incontro. Però questa è altra storia. Torniamo a noi. Il secondo video risale a un mondiale under 20 di qualche anno fa. Sudafrica-Argentina. Il nuovo argentino calcia dal box, palla molto alta, molto lunga, la prende uno dei giocatori del triangolo allargato sudafricano. Parte palla in mano, sale la rete argentina. Il primo uomo argentino va per prenderlo. Cosa fa lui? Salta per evitare il placcaggio. L'arbitro fischia calcio di punizione contro il sudafricano e gli dice che è tondo, che lui non può farlo, non può saltare per evitare il placcaggio. Bene, cosa vuol dire? Vuol dire che questa situazione qua, che tu non puoi saltare per evitare il placcaggio, non è esplicitata nel regolamento del rugby union. Lo ripeto, esplicitata nel regolamento del tag, ma è contemplata nella casistica. La casistica però è estremamente tecnica, estremamente, ma è oltre, diciamo così, non è oltre il piega del regolamento, però è una cosa che è per pochi. Secondo me sta qua l'errore di Owens. Non tanto sulla valutazione, attenzione, il gesto è al limite, quindi la decisione è molto difficile. L'arbitro ha un suo metro e non va discusso, quindi se Owens in quel momento avesse deciso per non assegnare la meta, avrebbe avuto ragione lui e l'arbitro di ieri ha avuto ragione ad assegnare la meta, questo non si ha mai discuterlo. Semplicemente, secondo me, cos'è importante? È importante chiarire qual è questo aspetto, perché la persona appassionata di rugby che va sul regolamento, va sul sito di World Rugby, non la trova questa regola qua esplicitata. Poi il video lo può vedere, però non vedendolo scritto,
Il dubbio resta. E quindi su questa cosa qua, secondo me, è importante spiegare bene le cose. Perché? Intanto perché è giusto, perché è doveroso conoscere bene il regolamento del rugby, ma poi perché si rompe quel meccanismo iniziatico che secondo me crea grossi problemi nella comprensione del gioco del rugby. E quindi secondo me, bene Owens a comunque mettere in chiaro questa cosa, al tempo stesso secondo me doveva fare anche un passettino in più e illustrare questo passaggio qua, quello che vi ho fatto vedere prima, relativo al fatto che non poteva farlo per quel motivo lì. Perché non c'è ufficialmente nel regolamento, non è scritto ufficialmente nel regolamento, ma è previsto nella casistica del gioco. Io chiudo qua. Oggi abbiamo fatto una pillola regolamentare che secondo me ci sta, era molto importante, magari ne faremo altre. Io vi ringrazio e ci vediamo presto.